This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio. Hai perduto quell'incontro, Rocky. Quando potevi vincerlo, ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. E devi farteli tornare quegli occhi, e per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Una tigre in salotto. Uè, zio! Mamma mia, sentili, sentili. Ma hai fatto una scelta veramente, devo dire, con gli occhi. Ah sì, 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 sì. Vive tra la gente, lui non sa farsi vedere, lui non sa farsi sentire, ma ci prova ogni momento, lui vive fuori. Ciao Franco, fermo l'Egitto. Enjoy your village, viva music and more. Un grazie di cuore sempre. Eccolo qua, a tutti voi che ascoltate. Music and more, spettacolo. Via 26 agosto numero 6. Ci abbiamo la nostra base come quelli dell'esercito. 348-670-9857. Ti offrirò una serata stata. Una tigre con Lollo, con Lollo, con Lollo, con Lollo, con Lollo. Ciao Lollo. Grande Lorenz. 4 dischi e un po' di whisky. Buonasera e benvenuti a tutti gli amici di Music and More. Siamo in onda anche oggi, anche se un po' raffreddato, anche se con un po' di mal di gola, ragazzi. Non potevamo saltare la puntata del giovedì live dalle 21 alle 22. Allora, i nostri amici ci stanno già scrivendo. Qualche argomento ce l'abbiamo, come sempre, inutile dirvi che con me in conduzione di puntata alla presentazione
e a portare avanti questa bellissima regata con successo. C'è regata, il buon zio. mi piace. Eh sì, questi termini qua un po' nautici ogni tanto ci stanno. Il buon zio Oscar Bardelli. Buonasera, super fratelli, come dicono i miei video. Eccoli qua, e via di trombette e anche di fotografie per il buon zio Bardelli che si sta mettendo anche in posa. Comincia la tigre, ragazzi, come al solito un'oretta in nostra compagnia. Andiamo subito a salutare i nostri amici, coloro che ci stanno scrivendo sulla nostra chat e si godranno la tigrotta in santa pace, belli spaparanzati sul divano, che magari sono in giro. Salutiamo subito il Ricky e la Eli. Buonasera, buonasera, mi consenta, abbiamo fatto una storiella, andate a vedervela sull'Instagram della radio, chiocciolina Music and More, che fa molto ridere con la voce del nostro Berlusca e con l'immagine, il filtro di Instagram che fa un sacco ridere. Poi salutiamo Dido, saluti al mio amico Colo, in ogni momento c'è sempre. Sì, perché prima, ragazzi, sono andato a vedere il Dido che giocava a padel in una nuova, appunto, in un nuovo centro che è stato creato in una zona un po' periferica di Varese, che però spacca veramente proprio a livello di location in sé. E vi posso anticipare anche che presto i ragazzi passeranno di qui a trovarci, qui da noi a Music and More, per raccontare appunto la creazione di questo bel centro che secondo me farà tanto parlare e chiacchierare Varese. Poi salutiamo il buon Manga, quindi protagonista del Monday Fever. Ciao Manga, che scrive: ciao amici. Anita e Daniel che ci salutano: ciao ragazzi e vai Tigri. Ciao 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 gli amici del Che Spettacolo, che propongono sempre dei piatti da acquolina in bocca, e ad Anita che è presentissima e ha ripristinato anche il suo account per scriverci dalla chat di Spreaker. Allora, abbiamo cominciato la puntata, zio, con un disco direi eccezionale. L'hai scelto tu in persona dal passato, questa non me la ricordavo. Che chicca veramente questa. Allora, bellissima. Era il terzo album dei Prozac Plus. Sai che io ho mille aneddoti della mia vita. Uno degli aneddoti più assurdi: una volta vado al Nautilus a vederli, mi metto di fianco alla console, alla regia praticamente. Gianmaria Cusani, chitarrista e leader dei Prozac Plus, chiede al pubblico chi volesse salire sul palco a suonare la chitarra. La mia ex ragazza mi indica, lui mi arriva davanti, mi mette la chitarra in mano e io mi congelo, e il ragazzo dietro di me mi sorpassa davanti, prende la chitarra e sale sul palco. No, zio, ti sei frizzato. Però freeze, come quello del Grande Fratello. Sì, mi sono veramente bloccato. Fai conto che il Nautilus in sala rock era tutto pieno. Poi immagino che non ci fosse nessuno, infatti. Sì, praticamente saranno stati tipo 5.000 persone, sai, mai salito su un palco di quelle dimensioni. A dopo, successivamente nel corso della mia vita, sono salito, ma ero ancora un giovanotto, un ventenne. Però alla fine del concerto, trovandomi dietro vicino al backstage, gli ho chiesto se mi regalava il suo cappellino. Me l'ha regalato e me lo sono tenuto in testa, penso, una vita. Nonostante ti sia frizzato nel momento più... Sì, dopo, in quel momento lì, no, glielo do. Infatti gli volevo mandare un messaggio, visto che adesso lo sto seguendo su Instagram. Quando si dice al posto giusto, nel momento giusto, però non è stato un carpe diem il tuo, non l'hai sfruttato l'attimo. No, assolutamente no, è stato veramente un freezer diem. Però dai, ci sta, insomma, in quei momenti lì non si sa come reagire, nel senso che ognuno ha la sua modalità, e in quel momento non è detto anche che gente che è abituata davanti a chissà quante persone riesca comunque a esternare, insomma, quello che ha dentro, soprattutto quando sono veramente tantissime persone. Io devo dire che la prima volta che ho avuto davanti un botto di gente così non è stato facile inserirsi, però a un certo punto ho fatto come faccio una metafora, ho fatto come quando sei lì per il bungee jumping. Ti butti, devi buttare, quindi non puoi. Ma più è bello che io indietro. Conoscevo anche le canzoni, le suonavo, okay, anche perché all'epoca suonavo con una band punk, esatto, a Morazzoni, gli Sdepa TDS, hanno scritto la storia del paese, sia stata l'unica band rock che è andata in giro a far casino. Bravo zio, bravo. Allora, è andata bene. Ah no, allora raccontaci un po' anche di questa cosa qua. Quindi band morazzonese. La band morazzonese. Dici un po' i componenti, dai. I componenti erano il grande Vento, il grande Carlito Spili e Diego da Marter. Incredibile. Stepa TDS, che voleva dire strade dell'eccesso portano al tempio della saggezza. La madonna. E a questo punto sai cosa ti dico? Se viva la sigla! E wow, e tu, e tri. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera. Tigre, 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 misteriosa è la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera. Tigre, 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 è l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità. Noi
un tigre, ragazzi. E via che andiamo anche di post del link della puntata all'interno della foto che ha postato il nostro zio Oscar Bardelli sul suo profilo Facebook. Ricordiamo che il link lo trovate sulla nostra pagina Facebook Music & More, su Instagram, ma anche sul gruppo 6 di Morazzone 6. Stasera abbiamo spammato anche un po' tramite il nostro WhatsApp, quindi potete trovarlo un po' ovunque se volete godervi l'oretta della tigre in salotto. Allora, vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono se volete interagire con noi, dirci quello che state facendo, se vi è piaciuto il disco d'inizio, se vi piace la nostra sigla oppure dobbiamo riarrangiare qualcosina. Insomma, 348 6709 857, questo è il nostro numero di telefono, mettetevi in contatto con noi. Io so già che arriveranno i saluti dei nostri amici, quelli più affezionati, che non ci scrivono dalla chat di Spreaker ma utilizzano, perché non sanno ancora usare il computer. Esatto, anche perché magari sai utilizzare il numero di telefono un po' più intimo rispetto alla chat di Spreaker, dove ti vedono tutti. Diciamo che il nostro telefono è un po' l'Only Fans delle radio. Un po' una roba privata. Nel frattempo sentite la mia tosse da cavernicolo. Non abbiamo mollato niente comunque, nonostante gli ultimi due giorni, soprattutto per me, non siano stati facilissimi a livello di proprio salute, eh. Influenzina presa, però ho già fatto il tampone prima di venire qua alla riunione di ieri sera, dell'assemblea di ieri sera con tutti i soci di Music & More, dell'associazione di Music & More. Tampone ovviamente negativo, semplice influenza, un po' di naso chiuso e un po' di febbriciatola per me, che però sono già in ripresa, ragazzi. Sapete che per fermarmi ci vuole ben altro, quindi regolarmente qua ai posti di combattimento. Devo dire che l'altra notte un po' sembravo l'uomo delle caverne, quindi mi uscivano dei versi dal profondo. Dammi un bacio, ragazza. Così, proprio tossivo di notte, che veramente sembravo come si chiama? Luxuria quando fa gli acuti, veramente pazzesco. Allora, notizie, dai, cominciamo con la nostra puntata. Nel frattempo, allora, piccolo aggiornamento live, perché questa sera durante la puntata vi terremo aggiornati sul risultato della seconda, insomma, partita della Nations League. Ricordiamo questa competizione che va a prendere le migliori quattro squadre europee. Ricordiamo che ieri l'Italia ha perso con il risultato di 2-1, però ne parleremo durante la puntata in maniera più dettagliata. Questa sera si gioca Belgio-Francia, ricordiamo, al 31esimo, risultato di 0-0, mi pare, sì, qua è una roba stranissima. Sì, 0-0 esattamente, 32esimo, vediamo se è successo qualcosa. No, nessun palo, nessuna traversa, niente di niente, nessuna ammonizione. Partita un po' anemica, ricordiamo che si gioca in Italia allo Juventus Stadium e vi terremo aggiornati durante questa puntata sul risultato. Però cominciamo con un'altra notizia molto importante, soprattutto che riguarda un po' la musica in generale, ovvero il tema che la fa da padrona nella puntata del giovedì della Tigre. Accadde oggi, quindi la nostra rubrica, per la nostra rubrica legata al giorno odierno, non proprio oggi ma ieri, però ci sembrava giusto citare questa notizia. Un anno fa morì Eddie Van Halen, quindi un protagonista di quelli assoluti che riguarda la musica degli anni 80, 70, 80. Sì, diciamo, il primo album mi pare che sia dell'84 forse, sì, comunque qualcosa prima, sì, comunque dagli anni 80 in poi. Tante comunque hit clamorose, ricordiamo, chitarra, la chitarra è una delle prime cose che ti colpisce nei dischi dei Van Halen. Appunto, Eddie Van Halen era il chitarrista, è stato uno tra i più influenti e talentuosi chitarristi del XX secolo. Assolutamente, sì, qualcuno dice addirittura il migliore, comunque nel heavy metal assolutamente. Sì, tanto da essere inserito appunto dalla rivista Rolling Stone nei primi 10 migliori di sempre. Sì, 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 assolutamente. Figlio di Jan Van Halen, sì, e fratello di Alex Van Halen, che era il batterista della band. Esatto, perché appunto, poi continua l'articolo qua. Beh, fratello maggiore, batterista Alex, come dice il buon zio, fonda nel 72. Hanno fondato, nel 72. Hanno fondato la band Hard Rock Van Halen, di cui David Lee Roth appunto diventa il frontman alcuni anni dopo, perché la band inizialmente non presentava lui come figura di riferimento. Però in totale questa band appunto di riferimento per quanto riguarda l'hard rock vende 56 milioni di dischi. Beh, giustamente un po'. Sai com'era nata la storia loro? Praticamente loro sono olandesi, beh, Van Halen. Il padre, Jan, era un musicista e ha deciso di praticamente trasferirsi in California. Adesso non mi ricordo più in che anni, sì. Lui mi pare che aveva 7 anni, Eddie Van Halen, per diventare un musicista professionista. Ha iniziato a lavorare, non è riuscito a diventare un musicista, però ha mandato a studiare musica a tutti e due i figli, e uno dei figli è diventato uno dei 10 chitarristi più bravi al mondo. È tostissimi. Poi, allora, mi correggo, perché 56 milioni erano solo negli USA. Ah, ok. E 80 nel resto del mondo, quindi insomma, vedi un po' te. Due cifrette. Poi la principale innovazione tecnica che gli ha permesso di salire nell'Olimpo della chitarra è il tapping, che esatto, consiste nel suonare lo strumento con entrambe le mani sulla
tastiera in modo da coprire intervalli inusualmente ampi e impossibili da raggiungere. Quindi assolutamente, tapping è una, c'è un live bellissimo, c'è anche un disco dove lui fa questo numero che prende un trapano e fa scivolare la punta del trapano sulla chitarra e aspetta che lo vado a cercare e te lo faccio sentire al volo. Ok, dopo... zio, te cercano, nel frattempo io vado avanti a leggere qualcosina qua della notizia, poi vabbè, abbiamo anche qualche foto e si capisce subito che comunque erano dei personaggi leggermente spostati, anche perché basta pensare che il musicista ha sofferto di lesioni persistenti in seguito ad alcuni incidenti sul palco e gesti acrobatici ad alto rischio, e nel 1999 ha dovuto appunto sottoporsi a un intervento chirurgico di sostituzione dell'anca e si è sposato due volte, la prima nell'81 con Valerie Bertinelli, da cui ha avuto un figlio. Invece, trovato. Già trovato, zio? Sì, già trovato. La seconda nel 2009 con Jenny Lizeschi, appunto attrice e stunt woman, bella, grande Eddie, quindi persona che ricordiamo, artista che ricordiamo sempre con grande affetto, proprio perché insomma anch'io nella mia crescita, diciamo, a livello artistico, è stata una di quelle band che per primo i miei mi hanno fatto ascoltare da piccolino, con una di quelle canzoni che secondo me ha segnato un'epoca. Ne hanno fatte tante belle, oggi ne parlavo anche con i miei colleghi di lavoro appunto, però secondo me il cavallo di battaglia che tutti ha fatto parlare, che ha portato loro sul tetto del mondo, è Jump, ovviamente, canzone stupenda, poi ce ne sono altre bellissime. Zio, cosa fai? Fai il video o mettiamo la canzone? Mettiamo la canzone che ho scelto perché mi sta già incastrando il programma. Va bene, allora fai partire la canzone, zio, quando vuoi. Il nostro ricordo questa sera durante la Tigre del giovedì del 7 ottobre 2021 appunto va a lui, al buon Eddie Van Halen, nella sua splendida band che ha segnato appunto la crescita dell'hard rock all'interno di tutta la musica mondiale. Bravi loro, e ora ci andiamo ad ascoltare. La canzone, zio, è Dreams. E allora via, schiaccia play, zio, sul volume Music & More Live fino alle ore 22.
stasera sono carichissimo perché oltre ad ascoltarvi sto preparando lo zaino per questo weekend e ho una grinta che fa paura. Ciao a tutti! Metti un tigre nel motore. Ciao Manga, grande fratello, grazie per il messaggio vocale al 348-6709-857. Abbiamo ascoltato una bellissima canzone dal passato, erano i Van Halen, appunto, dopo il ricordo di Eddie con Dreams, selezionata dal buon zio Oscar Bardelli. Allora, un sacco di gente che si è collegata alla nostra chat di Spreaker. Salutiamo Biagetto, ciao Biagetto, Ax38J, e lui che scrive: ciao Roby, ciao belli, Teo Vescio, anche lui collegatissimo, storia dei Van Halen, vera chi. Ciao ragazzi, ciao Pepo, un abbraccio forte a te, mi sei mancato questo martedì al Magister. Poi scrive: grande artista Ax, ancora il nostro Biagetto. E sì, Eddie era veramente un fenomeno, soprattutto live sul palco, era bello da vedere per lo show che faceva. Infatti, come ho detto prima, ha dovuto anche farsi operare per i danni che ha combinato per le sue evoluzioni fisiche sul palco. E poi Anita scrive: hard rock ma è poesia. Sì, è vero, oggi è un altro pezzo avevo tirato fuori che ora non ricordo più come si intitola, una cosa con Lovin, una roba bellissima anche quella lì, aspetta che vado a cercarmela al volo perché volevo citarla assolutamente questo pezzo perché meritava di brutto. Com'è? Allora, anche Panama era stupenda, poi Running with the Devil, ma quelli sono i più, dai, un po' più scontati. Sì, è vero, infatti, però ce n'ha tipo una con eccolo qua. No, non era Bo Can't Stop Loving You, però un pezzo bellissimo con un chitarrone di quelli che incominciava paura, quindi bravissimi loro. Allora, abbiamo ascoltato il nostro Manga con un messaggio vocale, forse ne abbiamo un altro, andiamo a vedere al nostro numero di telefono. Sì, è la nostra Roby, dai, lo passiamo al volo anche questo. Ciao Roby. Ciao ragazzi, eccomi, scusate il ritardo ma ero al lavoro, arrivata a casa ora. Ciao ragazzi, dalla Roby. Uè Robertina, brava, meno male che anche tu hai finito il turno di lavoro. Eh sì, perché si finisce, per chi finisce a quest'ora veramente è una giornata infinita. Ciao Roby, un abbraccio a te, buona continuazione di serata e stai in nostra compagnia fino alle 22 perché la tigre non si salta mai per niente al mondo, ragazzi, non si abbandona. Allora, continuate a scriverci al nostro numero di telefono, se volete mandarci un vocale potete farlo, 348-6709-857. Noi andiamo avanti a parlare, insomma, di un po' di notizie strane. Sapete che la tigre è così, scusate un attimo, non benissimo stasera, è un po' ancora acciaccato. Allora, andiamo a vedere un po' di notizie che ci sono qua riguardo al mondo della musica. Allora, attenzione qui perché aprendo, insomma, la rubrica spettacolo di TGCOM24, è da lì che ogni tanto prendo spunto per le notizie più strane della tigre, come quella di settimana scorsa che ha fatto parlare chiunque, quello che sera aveva aiutato le ricerche nel bosco e poi stavano cercando lui. Quindi, vabbè, lì. E tutti si sono immaginati Nicotina. Esatto, Nicotina, il nostro amico di Castronno. Però qua c'è sempre qualche notizia interessante. Allora, ci sono, apri lo spettacolo di TGCOM, ci sono i Maneskin nudi, perché vogliono anticipare, appunto, anticipano l'uscita del nuovo singolo con questo scatto, tutti nudi. Io direi che tra i quattro lei è quella che preferisco. Però vabbè, quindi bravi Maneskin che ci hanno portato con la bandiera italiana in alto per tutto questo 2021, bravissimi loro. È quella che, insomma, mi lascia un po' wow, effetto wow, un po' wow. Ogni tanto le facciamo queste cose qua alla tigre, anche se di solito portiamo spensieratezza. È quella che rivoluziona a Playboy in copertina per la prima volta un coniglietto, diciamo, dell'altra sponda. E quindi si chiama Bretman Rock, ha soli 23 anni ed è un giovane beauty influencer da 18 milioni di follower solo su Instagram. Quindi va bene tutto, allora puoi essere un influencer. Beh, allora mettiamo Khaby Lame, scusa. Esatto, puoi avere 18 milioni di follower, però in copertina di Playboy, insomma, io ci ho sempre lasciato gli occhi per altro. Tra l'altro abbiamo la copertina qua davanti, un bianco e nero, certo che vedere lui con le orecchiette e con i tacchi alti tipo 20 centimetri, non perché siamo contro nessuna categoria, però insomma, assolutamente è un altro vedere, dai, sarà un altro, insomma, visualizzare una copertina, diciamo che a me quello che colpisce è altro, però vabbè, dai, saranno contente le ragazze, mettiamola sotto questo punto di vista. Anche compreranno Playboy, secondo anche te. Se Playboy è sempre stata una rivista per il genere maschile. Te ne vedevi mai su MTV? Una volta c'era la, come si chiamava il proprietario di Playboy Mansion? Sì, Hugh Hefner, quando faceva vedere su MTV tutta la sua vita con tutte le colline. Lui girava sempre l'accappatoio, come Dio mio, come avrei sempre voluto essere tenda, lui. Un quarto d'ora, neanche quarto una d'ora giornata. Da Hugh Hefner. Esatto, sai quel famoso quarto d'ora che ti porta al successo? Un quarto d'ora da Hugh Hefner l'avrei fatto molto volentieri. Eh sì, allora per Playboy avere in cover un uomo è un'operazione importante a favore delle
nella comunità LGBT, appunto, e anche per le persone di colore. Ed è così surreale, così scrive appunto su Twitter Bretman Rock, il primo gay ad apparire sulla copertina della mitica rivista erotica americana. Una vera e propria rivoluzione. Appunto, beauty influencer da 18 milioni di follower solo su Instagram, il giovane Playmate appare in body, succinto, tacchi altissimi e lunghe orecchie da coniglietto come da copione, appunto. Ma sta succedendo davvero? Appunto, continua il tweet di Rock. E poi, dai, sono così carino. Rock non è il primo uomo ad apparire al posto in copertina come protagonista di belle e succinte, al posto di belle e succinte signorine, ma sicuramente il primo uomo dichiaratamente omosessuale. Finora sulla cover erano finiti solo lo stesso fondatore della rivista, appunto, di cui abbiamo appena parlato, Hugh Hefner, e il musicista Bad Bunny. Quindi anche queste due figure erano apparse, ma mai in una maniera così dichiarata. E nel frattempo, allora, ci arrivano un po' di messaggi, sempre al nostro numero di telefono. Apriamo anche la chat per vedere se qualcuno ha scritto. Eccolo qua, è arrivato il nostro amico Gela che scrive: "You really got game, you really gate me, cos'è now?" Buonasera, ciao Gela, grande Gela, benvenuto. Ci scrive il nostro amico Andrea Arnaboldi che dice: "Preparatevi perché il viaggio continua, spettacolo spettacolare, continuo a sognare, grandi novità, sempre al vostro fianco, Aisla fiera e orgogliosa di voi." Bellissimo, direi che questo messaggio di Andre si merita delle belle trombettine, eccole qua, che arrivano al volo live. Grazie Andre, il viaggio continua assolutamente, sempre in tua compagnia. E ci è arrivato un messaggio vocale anche dal nostro amico Ronnie. Ronnie, ragazzi, siete pronti? Tra poco ci vediamo, grande puntata, sempre con voi, Music and More. Dove ci vediamo, Ronnie? Ah, facciamo un collegamento anche in videochiamata, non lo so, meglio una chiamatina normale, ci sentiamo, dai, mettiamola così. Ronnie, assolutamente sul finale della puntata, come ogni giovedì, momento cultura con Ronnie in collegamento. Zio, andiamo con un disco? Te catafè, zio. Ho fatto tutto un viaggio musicale, perché mi hai detto: "Oh, cerca una canzone dei Van Halen", e io sono partito dai Van Halen e alla fine sono finito a questo. Chi è? Adesso ascoltalo. Questo qua è un po' che devono ballare tutti a casa. Perché e allora ballatevela sul divano a casa tutti quanti. Music and More continua. E scoprite insieme a noi che cos'è questa, neanche io lo so, eh. Ronnie, cosa c'è ancora? Ronnie, cosa c'hai?
È Goran Bregovic, Goran Bregovic. Chiaroni sa sul tutto. Pezzo, sul pezzo. Veroni è uno che di musica ne sa. Eh sì, assolutamente. Se ne sa di tutto, chissà di che cosa ne saprà stasera. Sì, Vanni, Vanni sei già in collegamento. Ronny ne sa di tutto, tutto. Quindi lo sappiamo. Vanni è il primo sempre a dirci questa cosa. Allora, spiegaci un po' chi è questo personaggio per i più ignoranti. Io metto di essere uno di questi perché Goran Bregovic praticamente è il gitano dei gitani della parte balcanica, come okay. fosse i Gypsy King per la Spagna, per tutta la parte latina, diciamo. Goran Bregovic lo è dalla parte tutta dei Balcani ed è l'artista di punta in assoluto dei Nomadi Balcani. Me lo voglio andare a vedere anche che faccia ha, perché mi piace visualizzare un po'. Lui ha un'orchestra, suona con tutti gli artisti più famosi al mondo, da Cesare Voria, Ma che bel ragazzo. Sì, sì, è sembra un po' Fausto Leali. E ce l'ha un po' del Fausto Leali. Dove va a finire il cielo? Goran Bregovic, eccolo qua, andiamo a vedere. Sì, è un compositore bosniaco, musicista e compositore. Sì, nato a Sarajevo, padre croato, membro dell'armata popolare Jugoslavia e madre serba. Quindi vabbè, c'è tutta la storia. Comunque bello, figo il disco, molto bello. Uno, ci sta, perché è una cosa super alternativa. Attenzione, allora, super anche novità per quanto riguarda la partita, che è cambiato appunto in men che non si dica, perché eravamo lì a dire che non stava succedendo assolutamente nulla nella seconda, insomma, partita della Nations League, di questa nuova competizione. Invece all'intervallo, in 3 minuti, il Belgio rifila 2 gol alla Francia, quindi Carrasco e Romelu Lukaku portano avanti il Belgio con il risultato di 2-0. Ci poteva stare giocare anche questa, il buon Pisa l'aveva detto, quindi abbiamo un po' buttato via queste due partite di Nations League, nonostante ieri sera, diciamo che quando l'Italia perdeva 2-0, qualcosina sul gol del 2-1 ce l'ho messo e mi è andata bene, devo dire. Quindi il coraggio che ho messo all'interno di questa scommessina leggera e niente di che è stato premiato. Ci stava, dai, vaffanculo. Cioè, gol da entrambe le parti hai messo? No, ho messo che quando vinceva la Spagna 2-0 l'Italia avrebbe segnato il terzo gol. Ah, ok. Quindi quando ho visto Chiesa che andava come un missile verso la porta, ho detto è fatta, passa a giro. Poi davanti al portiere spagnolo hanno fatto la cosiddetta focaccina, termine che arriva dai videogame e da quando tu stai giocando contro un amico a FIFA o a PES, comunque uno di quei videogiochi che riguardano il calcio, appunto, arrivi davanti al portiere e la passi al tuo compagno da solo che la mette dentro davanti al portiere. Cioè, praticamente, si chiama la focaccina. Sì, la focaccina, perché praticamente arrivi davanti al portiere in due, la passi all'altro, invece, che fa il cosiddetto gol focaccina. Io pensavo invece che praticamente giocavi in due, l'altro stava e gli diceva che è arrivata la focaccia, l'altro si girava e gli faceva segnavi. Gol. No, invece è una cosa che riguarda anche il tuo lavoro, perché si parla di focaccia, però la focaccina in questo caso è questo tipo di gol che ha fatto l'Italia ieri, quindi non ho sofferto nel vedere Federico Chiesa, gran giocatore, gran cuore anche lui, nonostante la nazionale italiana ieri abbia perso dopo 36 risultati utili consecutivi. Beh, è stato veramente un trionfo, dai, diciamo. Ci stava, dai, è ovvio che non si può, non sempre si può vincere, cantava qualche anno fa, non mi ricordo più chi, comunque ci sta, dai, beh, bravi l'Italia e bravo soprattutto anche il Belgio che appunto, come ho appena detto, si è portato sul risultato di 2-0. Eccola qua la nostra amica Alessandra che si è collegata e ci chiede: bella Cugi, ciao Ale, ben collegata anche a te a questa puntata della Tigre in Salotto. 35 minuti e 12 secondi dalle ore 21.04 da quando abbiamo schiacciato play. Un sacco di amici sono qui in collegamento e stanno utilizzando la nostra chat di Spreaker, il nostro numero di telefono, per insomma commentare questa puntata, questo live di questo 7 ottobre 2021. Zio, altra notizia bomba, riaprono le discoteche. Ucci, acci. Incredibile, è vero. Non sei, mi contento, vero. Sei contento. E dai, qualche trombetta la sparo pure qua, metto anche gli applausi, anche le foto, eccolo qua, dai, eccolo qua, un po' di foto, un po' di applausi, un po' di trombetta, ma sì, ci sta, dai, era la più grande. Ma cosa ne pensi tu di questa mancanza che c'è stata nel mondo della notte? Ma è stata la più grande farsa, anche perché i locali lavoravano comunque, a un certo punto si sono stufati di non lavorare, quindi non veniamo qua a raccontarci le favole di Cappuccetto Rosso. Chi poteva ha riadattato il proprio club a lounge, ma si è lavorato quest'estate, si è lavorato già in questo settembre qua e ottobre, quindi è solo diciamo un ok definitivo vero e proprio con la capienza al 50%, quindi si vociferava all'inizio del 35%, invece è stata aumentata leggermente, quindi metà della capienza normale. Secondo te verranno rispettate le normative? Assolutamente no. Vabbè, certo, chiaramente. No, io vi posso dire che in questo momento sono in un'isola felice che è la Svizzera, dove le discoteche controllano il Green Pass all'ingresso in una maniera severissima, come insomma si fa per le altre attività, e tu entri se hai tutte e due le dosi, il Green Pass effettivo sul tuo telefono, e poi dentro te la puoi ballare tranquillamente, quindi come si fa insomma per tutte le attività
in questo momento si dovrebbe fare anche per le discoteche, così si farà, però in Italia con capienza ridotta. Dai, è già un passo avanti, vediamola sempre dal lato positivo, ragazzi. Sulle mani. Andiamo con un bel sulle mani, ragazzi. Numero di telefono, scriveteci, vocali, dai, subito subito, 348 6709 857. Cosa arriva, fratello zio Bardello? Te lo dico dopo. Va bene. Vai zio, voglio il disannuncio ufficiale. Swing Out Sister con You On My Mind. Beh, se, tutta la fissa che ho avuto in questi giorni ascoltando un sacco di musica, sono andato a finire anche nei miei vari musical. Sai che in una delle mie vite, io ho lavorato in teatro per delle mie vite, è stato il mio lavoro fino a qualche anno fa, e ho iniziato a rispolverare delle vecchie canzoni, questa non è poi tanto vecchia, comunque di queste canzoni celebrative da musical, e ce n'è anche un'altra che mi piacerebbe un sacco mettere, dopo vediamo se la metto. Vai zio. Tratto dal musical Hair. Valutela tutta, cioè valutala tutta, cioè decidi te se metterlo o meno. Assolutamente, sai che la musica è roba tua, io ogni tanto butto lì qualcosa perché diciamo che a me piace inserire delle cose più mainstream, mentre a te piace tirar fuori la chicca sempre, che devo dire che per la Tigre non è un ragionamento sbagliato. Allora salutiamo i nuovi collegati. Allora ciao ragazzi, ce lo scrive il buon Vittorio che ha fatto anche lui in cesta di porcini, quindi... sì ah è vero, cavolo, abbiamo parlato dei funghi, zio, momento fungo senza musica, momento porcini, momento porcini. Allora la cosa era stata così: io e il Teo che camminavamo per la stampetta, che mi metto certo un po' di base, voi siete invasati veri. Allora siamo partiti, gli ho detto verso mezzogiorno, Teo mi hanno dato
dato una dritta su un bosco. Mi fa, andiamo a funghi. Mi fa, dai, partiamo, andiamo a fare un giretto al volo. Al che abbiamo iniziato a trovare qualcosina, ma poco. A un certo punto lui era sulla riva, io sotto, mi guarda e mi fa, oh Oscar, ma com'è il terreno lì sotto? E io giustamente gli ho detto, guarda, fa abbastanza schifo, non è molto bello. Faccio due passi, ne abbiamo trovati 14 in 3 metri quadri. C'era Teo che è impazzito, te lo giuro. Fai partire una trombetta. No, faccio partire io. Bravo, falla partire te, zio. Pensavo che avessi perso il tastino della trombetta. No, no, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'hai, ce l'hai. Io invece volevo, stavo cercando un'altra cosa, quindi vai avanti a parlare di porcini che io devo preparare una roba. Niente, allora a un certo punto il Teo si ferma a fare la cosiddetta pipì nel bosco, si gira e ne trova esattamente un altro e fa, no, non ci credo. E dopo, da lì nasce la il momento. Madonna! Eccola qua. La Madonna! Quando trovavate, quando avete trovato i 14? Madonna! La Madonna! La Madonna! È più o meno andato così. È uno qua, uno di là, uno a destra, uno a sinistra. È stata una figata. Siamo la Madonna! Grande il nostro Renato. È tank, tovagliolo di carta. Tank, tovaglia pieghevole. Tank. Allora, dai, che è arrivato il momento del nostro spazio cultura con Ronnie. Andiamo a metterci in collegamento con il Ronnie nazionale. Nel frattempo c'è qualcun altro a salutare. No, Anita che scrive: passerò a trovarti di sicuro. Ah, questo è Biagetto. Mentre Anita scrive, canzone melodica, stile Bart Bacharach. Boh. Bellissima, grande Anita, non so chi sia, però sapete che quando si va troppo su robe ricercate, io sono molto mainstream, io ascolto quello che piace ai giovani, robe insomma più banalotte, mettiamola così. Però... Esatto, adesso stai ascoltando quella porcheria chiamata reggaeton. Anche sì, sì, sì. Qualcuno mi piace di quella roba lì. Ronnie, ci sei? Buonasera amici, buonasera. Oh, eccola qua l'energia che la verve, l'energia che voglio nella puntata del giovedì, fratello. Ti c'ho posto. Sì, beh, adesso non è che abbiamo solo avuto un attimo di impasse la volta scorsa perché eravamo impasse in situazioni precarie. In tiro o impasse? E io impasse. No, io impasse perché mi piace più passarla che tirare. Bravo, te sei un assist man. Sì, alla Magic sapete che io amo molto il mio... Dietro la schiena, dietro la schiena. Sì, under the back. Sì, tipo la Gentile, non però come l'ultima partita, come la grande penultima. Ale Gentile! Dai Ale che vince, cioè che non vinciamo, che comunque dai, dobbiamo giocarcela anche domenica, quindi un po' di hype per questo appuntamento classicone. Varese Milano, come Inter Juve, come Milan Juve, insomma, quelle partite lì non si possono perdere. Quindi tutti al palazzo alle 17 domenica. Assolutamente. E mettetevi davanti alla televisione perché dietro non si vede, ragazzi. Come al solito, do questo consiglio qua a tutti. Ronnie, certo. Di che cosa parliamo questa sera nel Momento Cultura? Allora, parliamo di un po' di cose, nel senso che non c'è un argomento principe, diciamo, facciamo un putpourri di cose. Quindi innanzitutto volevo dirvi questo, siamo ancora nella nostra cameretta provvisoria, quindi Nel container. Bravo, siamo qui nel container perché comunque dai, l'attesa dovrebbe essere finita, dalla prossima volta siamo in pianta stabile nel nuovo studio, diciamola così. È per quello che siamo un po' sguarniti di notizie, diciamo, più dettagliate, perché sei un po' in questo container, quindi ti mancano i tuoi mezzi di comunicazione. Devi ancora montare i server e tutto qua. Sì, devi ancora rimontare tutto quello che ha lui, tutta la sua camera tecnologica. Bravissimo. Però ne approfittavo per parlare di una bella iniziativa che si svolge a Varese domenica, prima della partita, quindi alle 5 c'è la partita, quindi tutti là. Prima bisogna andare ai giardini estensi, perché ai giardini estensi c'è una mattinata pomeriggio molto importante per tutti, soprattutto per i bambini, perché il Ponte del Sorriso organizza una giornata, diciamo, per tutti all'aperto, con molte attrazioni per i bambini, ma non solo. Questo serve ad aiutare proprio il Ponte del Sorriso, che è la Onlus dell'ospedale, quindi per aiutare tutti i bambini che sono ospedalizzati all'ospedale del Ponte. Certo. Quindi è una cosa importante, quindi vi invitiamo tutti a partecipare, tutti a essere presenti. Sì, perché è molto importante. Ci sono, per dire, anche c'è il pane fresco la mattina, c'è la pizza, c'è la polenta con gli alpini di Capolago, che si trasferiscono
ai giardini estensi per scaldare, ecco, scaldare le pentole. Che figata. Hai capito? Sapete che so che voi siete molto amanti come me del resto degli alpini di Capolago, sì. Quindi bisogna essere presenti. Poi c'è, ci sono anche il circo, c'è un torneo di mini basket, c'è, ci sono i clown, quindi ci sono moltissime attività per piccoli e per grandi, quindi bisogna essere presenti, cioè, diciamo, più possibile chiaramente, per fare questa scappatina in questa super festa organizzata dal Ponte del Sorriso. Assolutamente, quindi ricordiamo che anche il loro fine è molto importante, molto, ed è molto importante, che come sempre sono iniziative che, quando soprattutto sono all'interno della nostra città, vanno sempre sostenute, perché sono importanti, e quando si fa del bene ci si riempie sempre il cuore, quindi sì, non dimentichiamoci mai questa cosa, come abbiamo fatto anche noi con i ragazzi appunto di Continua a Sognare, Andrea Naboldi, che ci ha scritto prima, che ci sta seguendo sempre, il Drago e tutto il suo splendido team, e ci hanno scritto che appunto ricordiamo che hanno parlato di noi anche ad AISLA, ovvero l'associazione per la lotta appunto alla sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. Sì, è molto importante, anche perché la SLA sapete che è una malattia proprio, diciamo, infida, per non usare, termini peggiori. Questo weekend qua invece si va per i bambini, che è un altro fine importantissimo, quindi soprattutto l'ospedale del Ponte fa un lavoro splendido dedicato ai nostri più piccoli, diciamo, agli angioletti che abbiamo noi, e quindi via che si va solo a mangiare una polentina. La polentina degli alpini, ragazzi, non potete mancare la polentina. Salutiamo Mastro nel frattempo, che si è appena collegato. Ciao Mastrone. Certo, poi volevo dirvi che ho anche finito un bel libro, ecco, così facciamo anche un po' di promozione, che si chiama, adesso ve lo dico perché lo prendo in diretta, tipo Fabio Volo quando va nell'armadio, sapete che lui c'ha il suo armadio dove va dentro a fare la trasmissione, no? Anch'io faccio un po' così stasera. Ho finito questo libro che si chiama Lucio Dalla, un titolo, un programma, che parla appunto della sua biografia, e quindi è molto, molto bello per gli amanti della musica italiana, racconta un po' tutta la storia del Lucio cantautore nazionale, sì. E ripercorre anche un po' tutte le sue canzoni e anche quello che ci sta dietro, cioè, per dire, Caruso è stata scritta a Sorrento, proprio nella stanza dove cantava il famoso tenore, no? Tenore lirico, e sì. Dalla ha dormito lì una notte e praticamente è stato ispirato da il nostro zio Bardelli, diciamo. Nel frattempo tu non puoi saperlo, Ronnie, ma ha messo Caruso come sottofondo durante il tuo momento cultura. Bravissimo, e quindi anche questo è un bel libro, diciamo, perché ama le biografie. Infatti, non per dire, in due giorni ho ascoltato due volte Futura, mi sono venuti la pelle di cappone. Perché è una delle canzoni più belle di Dalla. E poi ho, così facciamo anche ultima cosa, iniziato anche un altro libro, sì. Che invece si chiama Colpi di Genio, sì. È scritto da un giornalista sportivo di Sky, che però se la cava bene anche in radio, come intrattenitore. Tuo collega, tuo collega. Sì. Non so se tutti sanno che ho fatto un po' questo, ho mandato un vocale a Radio Capital, che è una radio che opera, diciamo, in ambito nazionale, e per appunto salutare i conduttori, anche lui, dicendo di venire a Varese a presentare il libro, e mi hanno passato in diretta, quindi le piccole soddisfazioni dell'etere. Infatti sono stato proprio felice e contento, per dirvela, poi dopo vi lascio. Sono arrivato a casa tutto bello sparato, contento, mamma sono in radio, e lei mi dice sì, ma se ci mettevano l'acqua calda in casa nuova ero più contenta io. Bella, e comunque Ronnie, cioè, se vuoi venderti a network nazionali e non far più il momento cultura, no, music, no, e more, dicelo subito. Ma prima è il core business, è il momento cultura, e dopo c'è il resto. Adesso non è che mi posso vendere al primo offerente così, quindi esatto. se dovessi trasferirmi tutta la squadra di Music and More, tutta diretta a Radio Capital, a fare compagnia a Benny e Melocaro. Direi che il tempo penso che sia finito. Sì, però so, Ronnie, attenzione, perché prima di salutarti abbiamo una domanda, e sai che il nostro Mastro è collegato e ci dice: ma il basket com'è quest'anno, Ronnie? Com'è quest'anno? Diciamo che... Allora, faccio un po' un sunto delle prime partite. Allora, sappiamo che l'ultima abbiamo perso di 41 punti. Quella prima, sì, abbiamo vinto, allora, con Brescia, ed eravamo presenti io e te.
Dici un po', sì, secondo te come andrà quest'anno, dai, in maniera molto secondo riassuntiva. Me, quest'anno puntiamo ai playoff. Ok, dai, sono possibilista. Bom, 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 bomba! Qua ci stava l'inizio di bomba. Puntiamo ai playoff. Bomba! Sì, c'è da dire che sono molto fiducioso, soprattutto perché c'è in mente in Pallacanestro Varese un progetto quinquennale che è anche, diciamo, patrocinato un po' dall'arrivo di Scuola in società, certo, e questo darà i suoi frutti, perché lui Scuola, oltre ad essere un grande giocatore, grande conoscitore del gioco, quindi ci aiuterà sicuramente. E poi abbiamo un allenatore dalla faccia simpatica, preparato, eccetera, sicuramente ci darà una grande mano. E poi ci abbiamo Alessandro Gentile, che è comunque uno degli italiani più forti, sì, più forte, che abbiamo sempre fischiato, ora ce l'abbiamo dalla nostra parte. Sì, noi, meno male, noi non ci comportiamo santa come i tifosi italiani ieri con Donnarumma, che però, a mio avviso, io la penso in una maniera un po' diversa, se li è meritati un po' quei fischi di ieri sera. Sì, anche se ieri rappresentava, diciamo, la nazionale, la gente non dimentica così in fretta. Certo, vabbè, non è neanche giusto dimenticare del tutto, però è anche giusto, come dire, il contesto non meritava i fischi. Forse se c'era il Paris Saint-Germain era più, diciamo, sensata, motivato, sì, il fischio. Comunque direi che, dai, abbiamo delle buone sensazioni. Poi, certo, domenica assolutamente c'è Milano. Diciamo che io mi auguro di perdere di meno di 41 punti. Ok, no, questo, no, questo è l'auspicio del nostro Ronny. dobbiamo vender cara la pelle, e poi la palla è rotonda, non si può mai sapere. Quindi, giusto, forza Varese. Io spero che con la mia presenza nell'effetto sorpresa, di solito porto bene, ho visto partite sì, anche andare avanti fino al terzo overtime, sì, e portarla a casa. Quindi, beh, direi che quella è stata forse in 30 anni di partite la partita più pazza che ho mai visto, e ci volevi te, voglio dire, per vedere tre overtime. Per forza, fratello. Al palazzo. Allora al ti palazzo mando un grande abbraccio, Ronny, è sempre un piacere averti, grazie, con noi nel momento cultura. Grazie, spero di non avervi annoiato, no, troppo, no, no, oggi, anzi, perché non avevo. Anzi, stai lì ancora un attimo, perché voglio che tu mi sostenga nel ricordare ancora a tutti quanti che sono ancora aperte le iscrizioni alla nostra associazione, perché prima ho visto, ragazzi, questo è importantissimo, ho visto che ci ha scritto Vittorio, che Vittorio sono gli amici del Vero Wet di Caidate, e loro si sono iscritti e hanno ottenuto la loro box grazie al nostro qua zione Oscar Bardelli, che ha fatto da tramite. Continuate ad iscrivervi, bravissimi, alla nostra associazione, ad iscriversi alla nostra associazione, trovate il link nella bio di Instagram, oppure chiedetelo a noi direttamente, sia a me, certo, che a Ronny, che a tutti. Guardate che abbiamo in mente tante cose da fare, grazie al vostro contributo riusciremo a farli più in fretta, quindi più iscritti ci sono, più cose belle abbiamo in mente di fare, anche come iniziative, come eventi. Quindi se volete che Music & More sia bella, grande, sempre presente, dovete un po' aiutarci, noi le idee ce l'abbiamo e aspettiamo il vostro aiuto. Grazie, fratello, che mi hai dato una mano anche a ricordare questa cosa. Ti saluto, ti mando un grande abbraccio nel tuo container e buonanotte. Chiudi il portellone. Bene, ragazzi, chiudi bene il portellone, sì, ermetico, frate. Sì, 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 sicuro. Allora, ringrazio tutti e spero di vedervi presto, certo, ancora. Io ti, diciamo, vedo domani mattina, Ron. Con tutti. Sì, ma anche con Oscar, con tutti gli altri componenti, diciamo, della squadra, ed è sempre un piacere stare insieme a voi. Grande fratello, stavamo commentando sulla chat. Ciao, un abbraccione grande. Ciao fratello Ronny. Ciao Super Ronny. Ciao 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 ciao, ciao, ciao. Abbandoniamo il nostro amico Ronny Carraro nel finale del momento cultura, che oggi è stato un insieme di cose. Nel frattempo Biagetto ci scrive il link, ci chiede il link per iscriversi all'associazione. Biagio, lo trovi su Instagram nella bio del profilo Music & More. Ricordiamo, se non avete ancora schiacciato il segui, seguite il nostro profilo. E poi un'altra cosa molto importante da ricordare è che sabato pomeriggio, ovviamente, abbiamo sempre la nostra puntata del sabato XXL che portiamo avanti, stiamo portando avanti io e il buon Federico Pisanti, col supporto di Boz, insomma, di vari amici che si alternano in cabina di regia. Sabato avremo un ospite molto forte, perché è un ragazzo che collabora con Radio TRX, che è una radio che riguarda il rap. È stata creata a Milano anche grazie alla collaborazione di artisti molto importanti a livello rap italiano, e quindi sabato passerà questo ragazzo molto bravo, molto giovane, molto in gamba, che cura appunto la parte editoriale di questa realtà milanese. Quindi sarà qui con noi e parleremo di questo, quindi giovani che collaborano con altri giovani per creare, insomma, cose belle, giovani per creare cose giovani e altrettanto e belle, diciamo, mettiamola sotto questo
aspetto. Allora, zio, io ti ringrazio per essere stato qua con noi e aver portato avanti con caparbietà, al solito, e professionalità, con maestria la regia. E ricordo a tutti, appunto, che saremo in diretta con questo ospite sabato pomeriggio dalle 15 alle 16. Abbiamo detto tutto, zio? Assolutamente sì, io ti ringrazio come sempre di concedermi un po' di spazio per far sentire tutto. Anche perché tutto, io non ho più voce. Musicalmente tutte le cagate che ho in testa. Ciao, sì, a tutti, buona serata e ci vediamo giovedì prossimo. Con te giovedì prossimo. Con che disco ci lasci, zio? Ah, allora vi lascio con un pezzo tratto dal musical Hair. E la canzone si chiama Hair. Hair. Ok, dall'album Hair. Capelli, capelli. Hair. Era un musical dedicato. Insomma, un disco da parrucchiere. Bravo, no, era il disco dedicato ai capelli perché rappresentava gli anni 70. Ah, okay. Quando c'era il periodo dei figli dei fiori. Ah, ho capito, minchia zio, quanto ne sai? Come cazzo hai fatto a saperle? Oh, fratello. Ciao amici. High and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead, darling. She's got hair with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees, a nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as God can grow in my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, waxing, waxing. My toga made of flowers, brilliant, invisible hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved the sun. Why don't my mother love me? Hair, blow it, show it, long as God can grow my hair. Blow it, show it, long as God can grow my hair. Ma un bel play alla tigre in salotto non ve lo toglie mai nessuno. Un saluto anche allo zio Oscar Bardelli, che ho finalmente conosciuto ieri sera. Viva Music and More, viva Ronnie e il suo intervento culturale del giovedì. Ci vediamo sabato, un abbraccio. This station is now the ultimate power in the universe. Music and More Web Radio.